Entrato adesso a casa, vi faccio questo video per rispondere a tutte quelle persone che mi hanno scritto in questi giorni riguardo la situazione di Nicole, dato che mi ha citato anche nel suo audio. Faccio una premessa: non ho nulla contro Nicole, con me si è sempre comportata bene, è sempre stata una signora ed è una persona a cui io voglio bene. Secondo me, quello che è successo a Nicole succede a tutte quelle persone che scelgono con la testa invece di farlo con il cuore, a tutte quelle persone che si fanno influenzare da altre persone che non vivono quello che vivi tu, non provano quello che provi tu, non sanno e non possono sapere. Io credo che la ragione, a discapito dell'istinto nella vita, sia un qualcosa di positivo. Ma in amore no, non ha mai funzionato e infatti non ha funzionato nemmeno questa volta. Comunque, raga, anche stavolta, anche se me ne faccio ben poco, non mi sono sbagliato. Perché se con le parole puoi mentire, con gli occhi non puoi farlo. E quelli secondo me parlavano da soli. Per come è stata fatta la scelta, secondo me non poteva esserci un epilogo diverso. Concludo ribadendo un concetto che ho scritto una settimana fa su un post, dove dicevo che scelte facili la maggior parte delle volte non ti portano alla felicità. Mentre scelte difficili, anche se all'inizio possono sembrare dure, fanno paura, devi avere coraggio. Puoi anche sbagliare nel prenderle, però sai di aver sbagliato con un qualcosa che sentivi veramente. E purtroppo ora è troppo tardi. E tutte le persone che mi conoscono in profondità sanno quanto rispetto ho di me stesso. Quindi concludo dicendo che nella mia vita, almeno fino ad oggi, non sono mai stato la seconda scelta di nessuno e non ho intenzione di esserlo nemmeno questa volta. Detto questo, auguro sia a Nicole sia a Carlo il meglio. Auguro loro di trovare l'amore, perché se lo meritano. Ciao a tutti!